Ragazzi, benvenuti su GasTube Drums. Oggi ho deciso di fare un video completamente diverso perché ho appena finito di vedere la serie numero 1 su Netflix, che neanche vi devo dire qual è, e quindi ho pensato: ma se questa cosa fosse stata fatta dai batteristi, che giochi ci sarebbero stati? E quindi ho detto: inventiamoci 4 giochi per batteristi. 4 giochi per un totale non di una settimana, quant'è che stavano sti poveri uomini, ma 5 minuti. Semplicemente in 5 minuti possiamo farci questi 4 giochi per vedere a che livello siamo, per migliorare, per farli, e se per caso siamo eliminati, cercare di rifarli da zero per farli in 5 minuti senza sbagliare. Poi ognuno ovviamente fa un po' quello che vuole, ma prima cosa vi ricordo che c'è il PDF, seconda cosa vi ricordo che oltre al PDF c'è anche una base usata per un gioco che è il terzo, mi sembra, scaricabile, terza cosa iscrivetevi, quarta like, quinta condividete, sesta sigla. Quindi partiamo col primo gioco, che avrei potuto dare un nome in effetti a questi giochi, ma ci ho pensato adesso. Quindi questi giochi non hanno nome, dateglielo voi nei commenti. Adesso guardate i 4 giochi che ci sono e poi scrivetemi i nomi dei giochi nei commenti, voglio vedere che cosa esce fuori. Comunque, in questo primo gioco andiamo a fare una cosa molto semplice. Ogni gioco dura un minuto, quindi 4 giochi, 4 minuti, più un pochettino di preparazione dei 4 giochi, facciamo un minuto di preparazione, 15 secondi tra un gioco e l'altro, in tutto 5 minuti. Primo gioco, allora, singoli, doppi paradiddle. Singoli per una battuta, doppi per una battuta, paradiddle per una battuta, quindi... Dopo aver fatto questo, singoli per due quarti, doppi per due quarti, paradiddle per due quarti. E poi un quarto singoli, un quarto doppio, un quarto paradiddle. Qual è il problema di questa cosa? È che poi dobbiamo rifarlo da capo per tutto il minuto senza fermarci. Quindi, se noi andiamo a fare un paradiddle solo come ultima cosa, vuol dire che poi dovremmo andare a rifare l'esercizio tutto partendo con la mano sinistra, quindi... e poi ripassare alla mano destra. È un po' difficile, ma ce la possiamo fare. Non aumentate troppo la velocità, non fatelo a click. Cercate di fare però tutti i colpi il più simili possibile, partite piano, quando andate a fare un quarto per ogni diteggiatura è un casino, perché vi incasinate tutta la testa, e quindi partite piano, io lo farò abbastanza lento, ma fattibile, almeno ci proviamo, se sbaglio sono eliminato e devo ripartire da capo. Prendo il mio cellularino e mi metto un cronometro, un minuto, no, questa è la calcolatrice, non è il cronometro. Pronti? Un minuto, via! Vabbè, ho sbagliato l'ultimo, ma era dopo il finale del timer e va bene lo stesso. Perché alla fine, anzi di fare un paradiddle finale, ho fatto colpi singoli, ma era già dopo il minuto, quindi mi sono salvato. Secondo gioco. Per il prossimo gioco dovrò mettermi queste cuffiotte, perché ci sarà il click e, appunto, come vi dicevo, ci sarà la base scaricabile. Quindi, cosa dovete fare? Il click sarà in ottavi,
Allora, voi dovrete suonare sempre solo ottavi, quindi sempre solo ti, 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 ti. A una velocità tra 100 e 150. Vedete che cosa volete fare e in base soprattutto al vostro livello. Io userò 140, ma poi scaricabile avrete da 100 a 150. Il click sarà all'inizio, vabbè, ci saranno le prime due di metronomo per contarvi l'inizio dell'esercizio, l'inizio del gioco, e poi avrete 4 battute di metronomo in ottavi e 4 battute di metronomo in offbeat. Offbeat sono i levare, quindi se all'inizio avete ti 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 ti, dopo le 4 battute di ottavi avrete tutte e 4 le battute con il metronomo sul secondo e sul quarto sedicesimo, quindi da ti 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 passerete a ti 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 ti. Quindi in quel caso voi all'inizio dovrete andare insieme al metronomo, dopo 4 battute dovrete andare completamente al contrario di quello che è il metronomo, perché voi farete primo e terzo sedicesimo e il metronomo farà secondo e quarto. Quindi facciamo partire il cronometro, facciamo partire anche il metronomo e andiamo. Un minuto. 1, 2, 3, 4. Fine. Quindi, secondo gioco è andato. Passiamo al terzo. Adesso, gioco numero 3. Tutte e due le bacchette su pad e tutte e due le bacchette fanno gli ottavi su pad. Un po' più lentamente. Adesso, a turno, una mano continuerà a fare ostinato questo movimento qua, quindi gli ottavi. Mentre l'altra mano passerà da ottavi a terzine, a sedicesimi, a quintine. Questo è un esercizio molto importante per quanto riguarda il micro time, il timing. Quindi, ottavi con la mano destra, ottavi, terzine, sedicesimi, quintine, se ce la fate, se non ce la fate fermatevi ai sedicesimi, con la mano debole, poi di nuovo ottavi con tutte e due le mani, e poi fate il contrario, quindi mano debole tiene l'ostinato, mano forte va a fare ottavi, terzine, sedicesimi, quintine, sempre facoltative. Sempre un minuto, mi raccomando partite molto lenti con gli ottavi, perché poi le quintine da fare con una mano non sono proprio così semplici. Via! Anche questo è andato, questo ce l'ho abbastanza, non è così difficile per me perché l'ho fatto tanto questa tipologia di esercizio qua, quindi un minuto si fa tranquillamente. Ultimo esercizio, ultimo gioco, oggi non sono esercizi. Questo è molto bello. Allora, teniamo un rullo a 5, ma non questo. Un rullo a 5 tutto attaccato, quindi... quindi senza ottavi e sedicesimi, ma tutto attaccato, tutto con le stesse note. E teniamo sempre questo.
continuamente, senza mai fermarci. Sopra questo, noi dovremo andare a cantare delle parole, a dire delle parole, e ogni sillaba dovremo dirla mentre suoniamo questo rullo a 5 tutto attaccato. Il problema qual è? Il problema è che le parole saranno da 3, 4, 5, 6 e 7 sillabe. Quindi dovremo dire per 8 volte Napoli, per 8 volte Campobasso, Napoli ha 3 sillabe, Campobasso ne ha 4, Roma-Napoli, che insieme fanno 5 sillabe, Televisorino, che è quello che io uso per il 6 sillabe, e 7 sillabe Roma-Roma-Napoli. Quindi dobbiamo dire 8 volte questa parola, queste parole, mentre andiamo avanti. Ricordatevi che ogni sillaba deve essere un colpo, quindi tipo Napoli, 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 Napoli. Vedete che ogni volta che dico una sillaba faccio un colpo sul pad. Occhio a dimenticarvi quello che state facendo sul pad. Partiamo solo con il rullo a 5 tutto attaccato, senza dire niente. Lo facciamo per qualche volta e poi partiamo con le sillabe. Un minuto, andiamo. Napoli, 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 campo basso, 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 Roma, Napoli, 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 televisorino, 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 Roma, Roma, Napoli, 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 Roma, 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 Napoli, 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 campo basso, 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 Roma, Napoli, 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 televisorino, 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 Roma, Roma, Napoli, 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 Roma, Roma, Napoli. Ce la faccio più, raga. Ho rischiato tantissimo a sto giro. C'è stato un momento in cui ho detto adesso sono fregato. Invece, per fortuna, sono riuscito ad andare avanti. Quindi, mi sono salvato a sto giro, ragazzi. Io, fatemi sapere come vanno le vostre prove, le vostre sfide. E, boh, raga, spero vi sia piaciuto questo video un po' diverso, un po' scherzoso, tra virgolette. Ma comunque, secondo me, molto utile perché questi esercizi qua, al di là del gioco o del non gioco, sono veramente molto utili, un po' per la coordinazione, un po' per la tecnica, un po' per la velocità, un po' per il timing. Quindi veramente sono quattro esercizi che, se fatti un pochettino tutti i giorni, possono aiutarci veramente veramente a migliorare tantissimo. Quindi io vi ringrazio, vi chiedo, questa volta ve lo chiedo proprio, di farmi sapere cosa ne pensate di questo video qui sotto nei commenti. E boh, in generale, se vorrete in futuro altri video un pochettino più giocosi, stupidi, chiamateli come volete, ma qui sul canale. Io vi ringrazio tantissimo per aver visto il video fin qua. Vi ricordo che sotto trovate tutte le risorse scaricabili, PDF, basi, tutto quanto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!